Eccoci al quarto tutorial relativo a Django, il framework appunto Python per lo sviluppo di applicazioni web. Abbiamo visto come inizializzare un progetto, come creare un models e come appunto importare delle immagini e ampliare il nostro backend e la nostra dashboard admin. E quindi in questo quarto tutorial andiamo a vedere come creare una view. Per farlo quindi apriamo il nostro progetto, apriamo il nostro progetto, appena vediamo la prima parte è Visual Studio Code, ok? Il progetto che ora è aperto. Se andiamo qui nel nostro blog troviamo un file view. In questo nostro file view dobbiamo importare il nostro models, quindi from.models import post, quindi importiamo questa classe post all'interno della nostra view. Una volta fatto andiamo un attimo a vedere sul sito di Django cosa vuole, quindi andiamo a creare una funzione, quindi def, possiamo chiamarla possiamo chiamarla index se volete. All'interno gli passiamo il parametro request. Due punti. Ops. Ora, ammettiamo di voler visualizzare i nostri post nella nostra view. Possiamo fare appunto, chiamo una variabile chiamata post list uguale post punto objects.all punto order by pubdate, perché come abbiamo detto prima nel tutorial precedente con meno punti diciamo di partire dal più recente al più vecchio, senza almeno invece sarebbe stato dal post più vecchio a quello più recente. Una volta fatto questo possiamo ritornare un response. Per farlo dobbiamo anche caricare questa libreria, quindi Django http.http import http response. Ok, quindi non ci resta che fare un http response, meglio un return http response post list. Fatto questo dobbiamo andare in urls e qua in realtà abbiamo due modi, possiamo andare nell'urls principale qua in demo, magari prima facciamo così, poi invece vedremo come creare un urls all'interno del nostro della nostra app blog, ma prima proviamo da qua. Quindi facciamo from blog, ovvero quindi dalla nostra app blog importiamo la view, quindi views from blog views import. Dobbiamo importare il nome della nostra view che l'abbiamo chiamata index, ma se volete possiamo chiamarla index view. Okay, import index view. Fatto qua andiamo a creare un pav che possiamo chiamare appunto niente, possiamo lasciarlo vuoto appunto in modo che sia la prima cosa che appare quando ci colleghiamo al nostro URL, e chiamiamo appunto index view, vediamo se così funziona. Quindi ora non ci resta che far partire
Qua ci dice che la nostra index view non è definita. Come mai, from block views import index view. Ok. Andiamo un attimo a vedere. Manca indefinita. Ah, ok. Avevo sbagliato a scrivere index view, avevo scritto index view. Ora teoricamente ok, ora come vedete Django sembra andare. Quindi se io vado qui e faccio 127.0.0.18000 senza l'admin, guardiamo che succede. Non ci ritorna niente. Proviamo a mettere uno slash, anche con lo slash non ci ritorna niente, che è abbastanza strano. Proviamo un attimo, forse qua dobbiamo togliere la slash. Facciamo ripartire Python manage.pyrun server. Ok. Come vedete, ora ci appaiono i due blog, i due post che abbiamo creato nel nostro backend. Andiamo un attimo ad ampliarli. Ok, chiamiamolo test 3. Vabbè, ora possiamo fare a meno di importare l'immagine, poi vedremo dopo. Salva. Come vedete i nostri appunto test 3 e test 2 sono ora visibili, ovviamente non sono impaginati. Per farlo appunto ora proviamo a creare un tag HTML. Vediamo come hanno fatto qui. Possiamo allora possiamo provare a creare un array qua nella nostra view, a cui passargli poi un HTML. Ovviamente poi nei prossimi tutorial eccetera vedremo come ovviamente utilizzare un template HTML eccetera. Questo è solo per vedere proprio le basi di come funziona una view. Quindi creiamo un array chiamato HTML uguale, creiamo un ciclo for, quindi for p in post list 2 punti html, e possiamo provare a passargli p.titolo ovviamente qui non ritorniamo più post list, ma ritorniamo l'array HTML. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Ok, come vedete ora li abbiamo appunto un in fila all'altro. Qui gli abbiamo appunto passato la variabile titolo. Se togliamo p dovremo comunque vedere solamente il titolo. Adesso vi spiego il perché. Ok, qui invece appunto vuole ok il titolo. Prima invece vedevamo solo il titolo per il semplice motivo che in questo array abbiamo come campo identificativo qui nel model al campo titolo, mentre una volta che lo mandiamo in loop invece dobbiamo appunto definirlo. Ora mettiamo di voler mostrare anche la descrizione, non ci resta che fare un
magari lo mettiamo in un p, poi più gli passiamo la variabile, quindi p.descrizione più, ok, e andiamo a chiudere il nostro p. Poi magari per distinguerlo gli mettiamo anche un HR per avere delle linee di separazione. Ok, andiamo a vedere ora che combina. Ok, come vedete ora gli abbiamo passato anche la descrizione. E ovviamente così possiamo mettere anche una data, possiamo appunto implementarlo con tutte le variabili che abbiamo presenti. Ma questo lo vedremo poi più avanti quando svilupperemo un vero template HTML, senza doverlo fare qua, che come vedete è molto scomodo. Però prima di passare appunto al template HTML, nel prossimo tutorial voglio farvi vedere appunto come effettuare una query all'interno appunto della nostra view. Come vedete qua, gli abbiamo detto di mostrarci tutti i post objects all. Ora se noi andiamo nel nostro backend, come vedete abbiamo tutti i nostri post pubblicati, come vedete pubblicati così. Ora noi mettiamo di volergli dire che vogliamo solo appunto quelli che hanno appunto la variabile active, ovvero pubblicato attiva. Andiamo a disattivarne uno, qua gli togliamo pubblicato, che così diventa false. Come vedete ora test 3 è false. Ma qua lo vediamo comunque perché abbiamo detto che vogliamo vederli tutti, per vedere solo quelli che hanno appunto la variabile true in active, in pubblicato. Stiamo parlando di quella variabile qua che troviamo nel models. Dobbiamo qui al posto di all dobbiamo mettere filter, aperta parentesi, nome della variabile, ovvero active, uguale true. Ora se torniamo di qua nel nostro template dovremo vedere test 3 sparire, abbiamo solo test 2, mettendo di voler mostrare solo quelle disattivate, solo quelli non pubblicati. Appunto facciamo false e dovrebbe apparirci solo test 3. Questo è quanto. Per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial andremo a creare un template HTML e poi vi farò anche vedere come duplicare diciamo l'URLs che troviamo qua nella cartella del progetto in demo, a poterla appunto mettere anche in blog in modo da non dover sempre switchare tra le due cartelle. Però come detto, questo lo vediamo nel prossimo tutorial. Per questo è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.